Una donna di 50 anni aveva presentato diverse denunce per le violenze del suo compagno, denunce poi sempre ritirate. Ne aveva parlato con la sua amica e insieme avevano individuato un codice, un segnale che avrebbe fatto capire quando era in pericolo. Avevano deciso che se la donna avesse inviato un messaggio WhatsApp contenente un pollice all'insù, la sua amica avrebbe dovuto chiedere aiuto. E ieri quel messaggio è arrivato davvero. I carabinieri sono stati subito allertati. Ieri nella sua casa di Casa Micciola, sull'isola di Ischia, si è trovata davanti i carabinieri. Ha provato a dire con un filo di voce mentre piangeva che andava tutto bene, che in casa non c'era nessuno oltre lei e la figlia. Aveva un livido su un occhio, non riusciva a smettere di tremare. E così la sua bambina di soli 12 anni proprio non ce l'ha fatta. Aveva assistito alle botte pochi minuti prima. Aveva provato a dividere il padre dalla madre e quando ha capito che questa storia rischiava di restare sepolta dal silenzio della paura, lo ha detto lei ai militari. Arrestate papà perché picchia la mamma. Così i militari hanno capito che in casa c'era ancora l'uomo. Lo hanno trovato sul retro della casa mentre stava riempiendo una borsa per poi fuggire. Era armato, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello a lama sottile lungo 18 cm e di un coltello multifunzione lungo 14 cm. Rischia almeno 15.000 euro di multa e il carcere fino a 5 anni il giovane turista che ha imbrattato il Colosseo incidendo con delle chiavi il nome suo e della fidanzata su una delle mura dell'anfiteatro Flavio. Alcuni presenti avrebbero filmato la scena presumibilmente avvenuta il 23 giugno e il video è finito sui social e ha allertato gli agenti di polizia. Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto all'anfiteatro Flavio venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi, lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, commentando il video del turista. Rispetto l'autonomia di una scuola che ha deciso in un certo modo, ha assunto le sue informazioni e ha fatto una scelta. Io rispetto quella scelta. Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, in relazione al fatto che la famiglia dello studente che ha accoltellato la sua insegnante in un liceo ad Abbiategrasso nel Milanese, farà ricorso contro la decisione della scuola di bocciarlo ed espellerlo. Una proposta insensata e inaccettabile, un atto di arroganza inutile e offensivo ed espressione di un ideologismo talebano. Le parole pronunciate qualche giorno fa dal direttore editoriale del CAI, Marco Albino Ferrari, durante un convegno organizzato all'Università Cattolica di Milano, in occasione della presentazione di un libro, finiscono al centro di una polemica, con tanto di richieste di marcia indietro e dimissioni. Si fa sentire anche il governo che con la ministra Daniela Santanchè parte all'attacco. Resto basita dalla decisione del CAI di togliere le croci dalle vette delle montagne, senza aver comunicato nulla al Ministero. Non avrei mai accettato una simile decisione che va contro i nostri principi, la nostra cultura, l'identità del territorio, invitando il presidente del club a rivedere la sua decisione. Scende in campo anche il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo di Forza Italia. Il dibattito sulle croci in cima alle vette ritenute anacronistiche e divisive mi lascia attonito, dice indicando la croce come punto di riferimento per gli scalatori e simbolo religioso la cui lezione di umanità è universale e valida per tutti. La diminuzione della fecondità, l'innalzamento della vita media e il tendenziale invecchiamento della popolazione sono i tre fenomeni rilevanti dovuti alle trasformazioni demografiche avvenute in Italia negli ultimi anni, secondo dati Istat. La fecondità è in calo da diversi anni, nel 2021 aumenta lievemente, mentre l'età media al parto sale a 32 anni ed è fra le più alte d'Europa. La speranza di vita alla nascita nel 2022 è di 80 anni per gli uomini e 84 per le donne. Nel 2022 continua ad aumentare l'indice di vecchiaia, raggiungendo quota 187 anziani ogni 100 giovani. L'obiettivo di Google è aumentare i settori remunerativi per YouTube. A tal scopo, come riporta il Wall Street Journal, l'azienda avrebbe pensato di integrare direttamente nella piattaforma video anche un servizio di videogame. In tale sezione, ogni utente potrà accedere a vari titoli sia da smartphone che computer, da giocare con connessione internet senza scaricare nulla sul dispositivo in uso. Qualcosa del genere è stata già lanciata da Netflix con la collezione Games, attiva anche in Italia e capace di offrire oltre 50 giochi. Al momento Google starebbe testando la sezione con una cerchia di dipendenti selezionati. Il calo degli investimenti pubblicitari sarebbe uno dei motivi per la spinta del nuovo progetto, un modo per diversificare le entrate.